My boyfriend has got a new work. No, my boyfriend has got a new job. Ciao, sono Monica di ImparaLinglesiConMonica.com e nella breve lezione di oggi ti consegnerò una pillola grammaticale che aiuterà a rendere la tua grammatica inglese, dal punto di vista scritto e parlato, di gran lunga migliore. Nella prima frase che ti ho letto, my boyfriend has got a new work, c'è un errore, nel senso che invece di utilizzare la parola work sarebbe più appropriato utilizzare la parola job. Ma qual è la differenza tra queste due parole? Work in inglese indica una serie di attività e sforzi che vengono fatti per raggiungere un obiettivo, a differenza di job che invece è la parola ideale per indicare una professione o un'occupazione. Pertanto, per tradurre la frase italiana, il mio ragazzo ha tenuto un nuovo lavoro, utilizzeremo la parola inglese job invece della parola work. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova pillola di grammatica.